Sanremo Young. La finale con Antonella Clerici cresce e vince l'ultima puntata di Sanremo Young, il talent condotto da Antonella Clerici, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, è andata in onda ieri sera alle 21:20 su Rai 1. La trasmissione ha concluso il suo ciclo di 5 puntate, assegnando la vittoria a Elena Manuele. Ospite speciale dell'ultima puntata di Sanremo Young, che potrebbe aver contribuito a far crescere e vincere la trasmissione, è stato il presentatore per eccellenza, Pippo Baudo. La trasmissione condotta da Antonella Clerici è cresciuta ed ha vinto la serata di ieri. 4. 2.77.000 telespettatori e il 19.8% di share. Secondo miglior risultato della stagione dopo la prima puntata, in onda lo scorso 16 febbraio, a ridosso della fine del Festival di Sanremo. Gli ascolti del nuovo programma di Antonella Clerici si possono ritenere soddisfacenti. La conduttrice ha avuto un'unica caduta che è stata mercoledì scorso quando il programma, per recuperare la puntata persa il 2 marzo, è andato in onda di mercoledì. Canale 5, dopo la conclusione di Immaturi, la serie ha proposto il film antecedente alla fiction, Immaturi, il viaggio. Il film ha registrato 2.095.000 telespettatori e il 9.7% di share. Bene Italia 1 che con Transporter 3 ha registrato 1.781.000 telespettatori e il 7.75% di share. Antonella Clerici vince la serata con Sanremo Young. Ascolti 16 marzo 2018. Vittoria dunque in prima serata per l'ultima puntata di Sanremo Young. Antonella Clerici da lunedì potrà tornare a dedicarsi interamente alla Prova del Cuoco, programma che nelle ultime settimane è stato condotto in alcune puntate da Federico 40, in sostituzione della padrona di casa perché è impegnata a Sanremo con lo show. Ottima ieri sera Rete 4 che con una nuova puntata di Quarto Grado ha registrato 1.479.000 telespettatori e il 7.7% di share. Su Rai 3 bene la docufiction Il Condannato, che ha registrato 1.674.000 telespettatori e il 6.9% di share. Nella giornata ottimo l'appuntamento con L'Eredità, che ha registrato nella prima parte 3.496.000 telespettatori e il 22.2% di share. La seconda parte di trasmissione, che ha visto perdere il campione in carica, ha registrato 5.227.000 telespettatori e il 26.4% di share. Ottimo nella mattinata di Rai 1 Storie Vere, che supera il 20% di share, e il 1 milione di telespettatori. Su Canale 5 Uomini e Donne ha registrato 3.169.000 telespettatori ed uno share del 24.2% di share. Nel finale lo share supera il 25.5%.
Nel mattino Forum cala rispetto alla sua media ma vince con un ottimo 17,5% di share, superando il 1,5 milioni di telespettatori. Nel pomeriggio vittoria per Barbara D'Urso che, seppur in calo, conquista come ogni giorno il pubblico, superando il 17% di share, lasciando la vita in diretta al 15%.